Vieni qui, bella. Testona. Vieni qui. Dai, bella. La chiamano razza mista commerciale, che significa pura e semplice vacca. Lei è la più vecchia delle prime che abbiamo comprato. È una bisnonna. Come si chiama? Mica le battezziamo, Roxanne. Dopo un po' se ne vanno al macello. È purtroppo per loro. Senti un po', ti ho mostrato il fienile l'ultima volta. Ho bisogno della signora Landis. Ah, signora Landis, per favore, si calmi. Signora Landis! Per favore, Elena, mi porti del ghiaccio e chiami il medico. Subito. È stato Wayne? È entrato dalla finestra. Ha chiamato la polizia. Don. Oh, cara, avanti. Non pensa che sia il caso? Il fatto è che io lo amo. Guarda che bella, una meraviglia. Sta uscendo un'opera d'arte. Silenzio, Sam. State zitti solo un attimo. Pronto? È la polizia. Sua figlia è stata stuprata e uccisa di nuovo. Il coprifuoco è alle 4. Sei in ritardo di un'ora. Di nuovo. Di nuovo? Non ti fa riflettere? Darcy, devi fare... Compiti. Ci sono i biscotti nella credenza. E io farò... Tardi. Mi dispiace. Dirsi. Tatuaggi, body art, posso esserle utile. Avreste dovuto vedere quando siamo arrivati qui. C'era immondizia dappertutto. Topi grossi come palloni da calcio. E la casa era mezza sbilenca. Lo è ancora. Trovi? Ah! Ah! Ta-da! Ma quanto sei spiritoso. Fate ancora in tempo a cambiare idea. Io mi comporto sempre così. Posso provare? Certo. No. Tesoro, perché non vai a disfare le valigie? Sì, va bene. Mi hai fatto spaventare. È giusto che tu lo sia. È un grande passo. È bello qui. E tu mi piaci. Dalla prima volta, quando ti ho visto al museo, ricordi? Stavi osservando i nudi. Come no? Studiavo la pennellata. Oh, certo, capisco. Beh, io non ho paura di niente, sai? Ci staremo benissimo qui. Me lo sento. Benvenuta in Eidao. Benvenuta in Eidao. Darcy! Non ci posso credere. Darcy, cosa... Oh mio Dio. Datemi un pizzicotto, sono finita in un incubo. Avanti, Darcy, alzati. No, aspetta, fattene uno anche tu, già che ci sei. Darcy, scendi di lì. Cosa scendi dal letto. Una signora di mezza età che non ha un uomo da 10 anni. Darcy. Aspetta, ci sono. Una scrofa bella grassa ci starebbe bene sul suo gran culone. È una tartaruga. E quello è per Roxanne. Per te. Oh, grazie. Ma dove l'ha pescato? Pronto? Steven, sono Angela. È insopportabile. Invece è adorabile. Ciao, come stai? Darcy l'ha fatta grossa stavolta. Comunque sto bene, se ti interessa. Steven, non è un problema soltanto mio. Darcy è un problema di tutti e due. D'accordo, Angela. Cosa ha combinato? Lo vedrai quando arriveremo lì. Qui? Finisce tra una settimana e pensavo che... Che magari potrei accompagnarla fin lì e lasciarla da te per l'estate. Verresti qui? Magari non so, se l'accompagnassi potremmo parlare, potremmo... Insomma, il fatto è... Aiuto. Cosa dici? Non ti sento, Angela. Non vuoi che venga, Steven? Ma certo che voglio. Darcy è mia figlia. Bene, allora è deciso. Senti, credo che arriveremo lì
Il 23 per l'ora di cena. E quindi tra le 7 e le 7.03? Io potrò restare solo per il weekend. Devo dirti che... Ho qualcuno qui. Cosa? Sì, c'è una persona che viene... Che viene a vivere qui con me. Beh, noi siamo... divorziati da 10 anni, quindi è... Sì, sì, lo so, ma preferivo dirtelo. Grazie. Perché non ci fossero... Certo, grazie. E lei ha anche una figlia, che è di pochi mesi più giovane di Dalsy. Ma pensa, guarda che coincidenza. Sì, è curioso. Comunque, non so se Dalsy ha voglia di passare l'estate qui, ma io non ho niente in contrario. Non ne sopporta neanche l'idea. Non sopporta niente. Sei avvisato. Destra o sinistra? Non farti condizionare da Angela. Non poteva scegliere il momento peggiore per chiamare. Le hai detto di noi? Certo. Comunque non sono affari suoi, siamo divorziati. Lo so, me l'hai detto. Sì, e allora? Però non mi hai mai detto il perché. Vuoi saperlo? La nostra prima notte è con le mie mutande migliori addosso? Beh... Sfogliavamo un sacco di quei cataloghi delle proprietà immobiliari, case di campagna. Non c'era un motivo specifico, ma non lo so. Questa casa sembrava, in realtà, doveva essere solo per pochi anni. Gli accordi erano questi, poi saremmo tornati in città, lei si sarebbe laureata in legge. Non lo so. In me è cambiato qualcosa. Non riuscivo. Non volevo andarmene. Mi sentivo tutt'uno con le vacche. No, era una battuta, scusa. Così si è guastato tutto. Me lo hai chiesto tu? No, no, scusa. Non fa niente, chissà cosa volevo sapere. Addosso l'unica camicia da notte di tutta la contea che non sia di flanella. Lato sinistro. Allora, ne abbiamo tanta di strada. Vuoi che parliamo un po'? Del fatto che vuoi rovinarmi l'esistenza facendomi passare l'estate in mezzo all'etame dell'Idaho. Sai cosa c'è scritto sulle insegne? Patate famose. Fottute patate famose, mamma. Sopravviverai. Mi mancherà tutto. Quando tornerò mi avranno dimenticata. Vado ai cessi vicino all'uscita. Mi raccomando di presentare i documenti. Prego. Al giudice Nausbaum e a nessun altro. E per quanto riguarda il caso Don McAllister, non lo so, farò il possibile per seguirlo. Che cosa hai fatto ai capelli? Erano sporchi. Se sono sporchi si lavano. Non mi hai neanche lasciato fare la doccia stamattina, quindi non avevo alternative. Tu non volevi alzarti se ti ho chiamata 10 volte. E perché mai ci si deve alzare? Siamo quasi. Guarda, c'è ancora quella scritta. Ah, già, la fattoria dei coffee. Sarebbe stato diverso se fossimo rimaste qui. Saremmo delle altre persone.
Sai, mi emoziona un po' ritornarci. Sai cosa vorrei? A volte vorrei... Eccoci arrivate. Papà! Sei cresciuta, Darcy. Sei grande. Oh, Lia, Roxanne. Ciao, Angela. Ciao. Temo che sia rimasto solo il divano. Oh, andrà benissimo. Darcy, la tua camera è... È vero, lo sai già, scusa. Beh, io mi ritiro. Allora ci rivediamo domattina. Sì. Ah, già, ho organizzato una bella grigliata per il pranzo di domani, mentre gli uomini sono nei campi a mietere il grano. Il fieno. Sì, il fieno, sì. Giusto. Il fieno per le vacche. Va bene, buonanotte. Sei sicura che sia una buona idea questa? Sì. Funzionerà, ne sono sicura. D'accordo. Allora. Bentornata. Ti trovo bene. Sì, un po' dimagrita. Ehi, oh, guarda chi c'è. Che piacere rivederti. Anche per sei me. Cambiato. Trovi? E questo è il ragazzo. Lo spilungone. Mamma, mi dai. Tieni, va al gruppo parrocchiale. Sì, sì. Qui è tutto pronto, se volete accomodarvi. D'accordo. Beh, ma non è solo opera mia. Mi ha dato una mano anche. Dov'è la signorina Dalsi? Non la vedo da secoli. Dalsi! Ti fa ricordare i sta arrivando. C'erano le nostre ma due famiglie, Robert e Willward. E facevamo la grigliata tutti insieme dopo una dura giornata di lavoro. Quando tutti i ragazzi rientravano a casa. Ormai è rimasto solo Will, ma lui vuol fare il fattore, almeno così dice. Oh, devi essere contento. Sì. Sì, grazie a Dio. Sempre sia lodato. Solo lui sa chi resterà in questa strada quando Will prenderà il nostro posto. I giovani stanno tutti andando via, non l'hai notato venendo qui? La gente si trasferisce in città, compra un paio d'ettari ma senza coltivarli. Altro che proprietari e terrieri. Niente a che vedere. No. Signore, grazie per questa abbondanza, ma soprattutto per averci restituito dei vecchi amici in questa bella giornata. Amen. 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 Non c'erano formiche, eh? Niente formiche, Neidao, lo sai benissimo. Vieni a salutare, ti ricordi dei signori Coffi? È quello che... Allora, ragazzi, ah, patatine. Ma cosa cavolo farò qui tutta l'estate? Nel gruppo dell'oratorio di Will ci sono tanti ragazzi della tua età. Meridian c'è un bel parco acquatico. Lavori? Sei matto? Io non ci vado d'accordo con le vacche. E perché no? Hanno la testa troppo grossa, figuriamoci. Sei capace di fare un discorso? Finiscila. Ci si dimentica di quanto è bello qui. Allora passacela tu l'estate. È casa tua, Darcy. Questa non è casa mia. La prima in cui hai abitato. L'unica casa finché... Finché lei non ti ha lasciato. Basta.
Spero che vi sia piaciuto. Volete qualcos'altro? No, era buonissimo, no. Grazie. Che ci fa ancora lì quel coso? Non credo che ci sia ancora qualcuno che si diverte ad andarci sopra. Infatti non ci si sale, non vedi? È una scultura. Me l'avevi comprata per corrispondenza su un catalogo. Me lo ricordo. Mi spingevi sempre. Sì, quando eri piccola e umana. Che c'è? Questo tè l'ho comprato io 15 anni fa. Può darsi. Non l'hai mai usato, non ne hai mai comprato un altro. Sembra di no. È patetico, Steve. Ne deduco che non riesci a dormire. Domattina me ne vado. Non sei obbligata. Non credo che Lia direbbe la stessa cosa, ma... Non hai neanche fatto il giro della proprietà. Non vuoi vedere i cambiamenti. Adesso? Andiamo. Ho una mezza idea di aumentare il bestiame. Vorrei prendere il grosso toro da monta che hanno in Lison. Ah, sì? Potrei allevare vacche di razza pura e guadagnarci un patrimonio alle fiere agricole. Credi che... Insomma, dimmelo pure sinceramente. Pensi di avere dei problemi cosa? Economici? A tenere qui Dalsi? Potrei mandarti dei soldi? Non c'è bisogno. Sì, lo so, possono sempre Non seguire. Ho bisogno dei tuoi soldi, Angela. Ne ho. Meglio. Sembra di tornare ai vecchi tempi, non trovi? Abbiamo passato dei bei momenti qui. Tu stai a 1000 chilometri da qui, fai presto a dimenticare. Ma io sono ancora qui. Ogni giorno vedo luoghi e oggetti che mi fanno ricordare. Sono stati anni felici, sì. Lo so benissimo. Ma cosa credi che mi sia... Credi che me lo sia dimenticato? Me li ricordo tutti quegli anni, uno per uno, e... Gli anni migliori. È vero. Li ho passati qui. Già. Aspetta. Dalsi. È fuori di zucca, ti detesta, vuole lasciare la scuola. Che altro ancora? Il fatto è... È che io te la sto scaricando. E me ne scappo via. E questo non è giusto. Perché finirà per rovinare la tua storia con... Non ricordo il nome, ma... Ma lo faccio ugualmente perché... Io non la voglio più vedere. Non voglio più vedere mia figlia. È questa la verità. Io non so più che cosa fare. La tengo volentieri. Insomma, può darsi che stare qui le serva. Ne sei convinto, sì. È possibile. Non ci contare. Ciao, Lia. Grazie infinite. Lieta di averti conosciuto. Prego, altrettanto. Arrivederci. L'estate. Anche tu. Grazie. Prego. Eccoci qua. Vuoi qualcosa? Ti prendo qualcosa.
Hai fame? Sete? Hai sete? Hai fame, eh? Piano. Tieni. Da brava. Da brava, bevi. Bevi, brutta stupida vacca. Non ha per niente una buona cera. Potrebbe non essere nulla, ma è da un po' che non figlia. Non si può tenere una vacca improduttiva, costa troppo in mangime. Mi spiace perderle, soprattutto lei. Ma prendo $600 dal mattatoio se è viva e zero dal servizio abbattimento, se un giorno le dovesse capitare di accasciarsi, perciò... Cos'è il servizio abbattimento? È dove le trasformano in sapone. È la vita, tesoro. Ehi, senti, vuoi venire con me? Possiamo andarci tutti. E dopo usciamo a pranzo. Che noia. È un peccato che non abbia il decoder. Niente decoder, niente negozi. E non c'è neanche un McDonald's. O un Burger King. O Taco Bell. Wendy's, qualunque cosa. Ragazze, per favore, la smettete di lamentarvi. Da quando siamo partite non avete fatto altro che starvene sedute lì dietro a brontolare su ogni singola... Mi stai prendendo in giro? Guarda che non si prende in giro la propria madre. No, sentite. Ma che cosa... Aspettate qui. Non muovetevi. La corda si è spezzata. Stai indietro, è pericolosa. Devo cercare di legarla meglio. L'ho legata come un salame. Grazie, Will. E adesso chiedi scusa a Lia. Non mi interessa niente se sei pazza. Devi chiedere scusa per quello che hai fatto. Vai a farti fottere, Lia. Will, posso chiederti un altro favore? La accompagneresti a casa? Certo. Io devo pensare alla vacca. D'accordo. Ti dispiace se vengo con te? Non c'è bisogno. Mamma, vado a casa anch'io, va bene? Ma così non potremo vedere ammazzare la vacca. E Darcy, dov'è?
È in camera sua. Signora Dill, Steven, se siete d'accordo, mi piacerebbe portare le ragazze al cinema stasera. Ah, a che ora ce le riporteresti? Quando volete voi. Steven, tu credi che... Devo prima parlare con Darcy. Maledizione. Pronto? Steven. Angela. Oh, ciao. Cosa c'è? Cos'è successo? Ti conviene parlare con Darcy. Darcy! Telefono! Pronto. Darcy, che succede? Fa schifo qui. Niente di nuovo, allora. Voglio tornare. Tesoro, mancano 2 mesi alla fine. C'è un volo stasera, potrei essere a casa alle 7 se partissi subito. Faccio l'autostop per l'aeroporto. Darcy, cara, aspetta un attimo. Sei appena arrivata, è una cosa nuova, tutto qui. No, non mi tornare a casa, mamma, ti prego. Tesoro, ascolta. Non ti accorgerai neanche della mia presenza, non ti creerò problemi. No, ascolta, tuo padre. Farò la brava. Lui ti vuole bene. Se mi lasci tornare a casa, ti prometto che farò. Se ti senti triste, perché non ne parli con tuo padre? Non ti darò fastidio, mamma. Ti prego, fammi tornare a casa, mamma! Per favore, per favore! Mi spiace, piccola, ma non puoi tornare a casa adesso. Will ha detto che veniva. È una domanda? Lo stai chiedendo a me? Senti, Darcy, se tu lo volessi, io potrei tagliarti i capelli. Sono brava, sai. Non sembro più nemmeno una barbona demente. E come hai fatto? Oh, oddio. E va bene, ci è voluta una buona mezz'ora della mia orrenda vita sprecata. E adesso? Domani cambiano film. Io non voglio vedere niente, voglio fare qualcosa. Voglio guidare qualcosa. Fare qualche furtarello. Se vi va, potreste venire con me al gruppo parrocchiale. Non è brutto, di solito si mangia bene. Ci si diverte. Piuttosto mi faccio il piercing alle tette. Arrivano dai campi, capisci? Vanno in giro dappertutto, cercano cibo. Diffondono malattie. Non letali. Non ho mica paura, sai. Beh, comunque, le ragazze sono fuori, il vino è in fresco, il Monopoli è pronto, una serata memorabile. Allora è fantastico. Te l'ho detto che qui ci sto bene. Sicura? Anche con una figlia che sembra una strega? Certo. Anche con tua figlia sono felice. Steven, io sono felice con te. Bene, sono contento. D'accordo. Pronta? Ok. Ciao, giovanotto. E c'era solo un metro di spazio per distanziare gli assi. Arrivava alla velocità di 25 km all'ora, mantenendo la stessa distanza fra gli assi. Per precauzione noi scendevamo dal trattore e cercavamo di capire quanto fosse profondo il fosso. Ma adesso la scienza ha reso la vita comoda a me e a lui. E ora passiamo al rinfresco. Sì, finalmente. Mi sembra un'ottima idea. Grazie, è stato favoloso. Io l'ho trovato interessante. Sì, abbastanza. Non capita mai che mettano della musica. Io e Rox potremmo ballare.
La nostra chiesa non incoraggia molto il ballo. E perché? Beh, dice che il ballo è un preludio ai rapporti. Non ho detto che sono d'accordo. Che contestatore. Sta parlando male di me? Ha detto che sei gay. Cosa? Io? Portami via da qui, altrimenti vado fuori di testa. Io ho un furgone. Chi non ce l'ha? Da questa parte. Alcuni anni fa hanno prosciugato il lago e hanno trovato il fondo completamente pieno di macchine. Davvero? Sì. Nessuno sapeva che fossero lì. C'erano cadaveri? Ehi, ferma, non è un posto per farci il bagno. Però ho l'attrezzatura da pesca, se ti interessa. Sta scherzando? È una fenice, Bovaro. Risorge dalle ceneri, esattamente come me. Ehi, non allontanarti troppo. È profondo. E allora vieni a salvarmi. Ma non posso, ho solo i pantaloni stirati. Chierichetto! Chierichetto! E va bene. Chierichetto! 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 Ehi, perché non vi buttate anche voi? Avanti, muovetevi! Forza! Ne ho toccata una! Non è possibile, è proprio da 18 metri! Invece sì! Ne ho toccata una, Chierichetto! Una Mustang del 1975! Formidabile! Sapete una cosa? Questo è un bel posto! Sì! È il primo posto bello in cui sono stata! In tutto questo fottuto Eden! Allora, molla la frizione, piano! Piano, premila! Niente paura, va bene. Sei pronta? Ah! Io sono sempre pronta. D'accordo. Molla la frizione lentamente. Ecco fatto. Dai gas! Gas! Perfetto! Bravissimo! Cambia! Bene, vai già in seconda, adesso dalla prima lezione. Maschio da speronare! Dassi, che cosa fai? Ah sì? Va bene, forza. Fermati prima di essergli troppo sotto. Hai sentito cosa ho detto, vero Dassi? Dassi? Frena! È matto! Niente paura. Molto divertente. Non pensi che abbia bisogno di un bel trattore? Ti sto facendo quella parte che ti piace. Le penne all'arrabbiata, quelle che... Ma si può sapere che ti prende? Niente, solo un po' di mal di schiena. Sono scivolato inseguendo quel maledetto vitello. Testa di vitello. Cosa hai detto? Massaggio arabo? Perfetto. Fammelo adesso che sono sdraiato. Secondo me lavori troppo. La sai una cosa? Vorrei che stasera tu ti rilassassi. Mi occuperò io di tutto quanto, vedrai. Ti preparo qualcosina e poi ti rimbocco le coperte. Oh, sul serio? Perché, non ci credi? Vedrai. Salve, scusate. Ciao. Ciao, mamma. Ciao. Dassi, ci sono i ragazzi. Non è in casa. È uscita con Tony un paio d'ore fa. Quindi siamo da soli.
Vuoi dire che non escono tutti insieme? Non lo so, Darcy non mi dice mai niente. Ti racconta qualcosa, Roxy? Lo faceva sempre prima di venire qui. Steven, so che Darcy ha dei problemi. Io sono molto dispiaciuta per lei, lo sai benissimo, ma... Ma questo non c'entra con Will. Ma io non vorrei che i suoi problemi diventassero i problemi di Roxy. Sta passando un momento difficile, lasciala perdere. Questo è quello che fai tu. Vuoi sapere che cos'altro fai? Ho alternative? Ridi delle sue battute. Tutto qui, non sai fare nient'altro come padre. Veramente la trovo spiritosa. Ha battezzato le vacche. Beh, non è un male. Che c'è di strano? Ha trovato dei bei nomi. Sverginata, chiavata e scoreggia. E Roxanne ascolta tutto. Sì, e magari tra un po' comincerà a farsi anche le canne per essere proprio come Darcy. Non riesco a tollerarlo. Lo so, è giusto incolpare mia figlia. Ha bisogno di una mano ferma. Ti prego, non parlarmi di coprifuoco e punizioni. Angela fa così. Sì. Peccato che io non sia Angela. Prendi, amico. Aiutami a raccogliere la legna, se no sarà un palo pietoso. Rox, devo dirti una cosa, ma è un segreto. Credo di essere... Insomma, io credo di essere... Incinta. Cosa hai detto? Abbiamo comprato... un test di gravidanza, mi puoi aiutare tu? Sì, certo. Ci fai sulla pipì e poi guardi. Se diventa azzurro vuol dire che... Insomma, che sta succedendo? Fatti un giro. No, perché? Non ci vergogniamo. Ah, sai parlare. Diglielo, Will. Ha paura di essere incinta. Di un bambino? No, di un vitello. Vieni con me. Aspetta un bambino. Io spero di sì. Tu speri di sì? Azzurro. Questa è la notizia più bella che io abbia mai avuto in tutta la mia vita. Oh, ti amo, Roxanne. Voglio che tu tenga il bambino e che diventi mia moglie. Sei più matta di me. Prima di tutto, io vorrei dirvi che ho ritrovato la fede. Ah. Ma veramente sei mezza ebrea, Roxanne? È sempre lo stesso Dio. E secondo... aspetto un bambino da Will. Vogliamo sposarci? Sono innamorati. Avete mai provato? Vai a casa, Orwell. Io voglio che resti. Vai a casa. Ora, vai. Non c'è nemmeno un medico qui. Non ce l'abbiamo un medico bravo qui. Non permetterei mai a un medico di qui di toccarla, in nessun modo. E quindi allora ci toccherà ritornare a Seattle e lì ci rivolgeremo a Shepard.
Nessuno tranne lui potrebbe far abortire la mia bambina. Ma io non voglio abortire. Invece sì. Dovrai invece. E non potrai nemmeno sposarti, tesoro mio. E poi tu non hai ritrovato nessuna fede, no? Ma cosa ti sei messa in testa? Che sia stata plagiata da una setta? Lei vuole veramente sposarsi, avere il bambino e restare qui in mezzo alle vacche, cosa che io non farei mai nemmeno dopo morta. Vuoi chiudere il becco? Basta! Almeno una volta. Guarda che non stiamo parlando di te, ma della vita della mia bambina. E tu non c'entri minimamente. Lasciami. Voglio restare da sola con mia figlia. Adesso. Roxy si era fatta promettere che non l'avrei lasciata. Cosa diavolo le starà dicendo? Le starà rammentando, suppongo, che lei aveva solo 17 anni quando è nata Roxanne. Davvero? E che non ha terminato le superiori. Non ha fatto l'università. E forse è per questo che vuole per sua figlia una vita migliore. Passami quei chiodi. Odio i chiodi. In ogni caso, quel che vuole lei non conta niente. Neanche i suoi genitori lo volevano, ma lei è rimasta incinta. Perché non lasciate fare i figli quello che vogliono? Quando hanno 16 anni non si può. Ma guarda che c'era gente che si sposava quando aveva 10 anni. Sì, e c'era gente che moriva quando ne aveva 18. A quanti anni vi siete sposati voi due? Molti di più. Visto? È stato ugualmente un flop. No, non è stato un flop. Abbiamo trascorso anni felici. Sei nata tu. Che sfortuna. Gli anni migliori della mia vita. Allora dovreste lasciare Will e Roxy in pace. Forse divorzieranno, ma c'è il rischio che anche loro vivano anni felici. E avrebbero sempre il bambino. Lia rimpiange di aver avuto Roxy. Non credo proprio. E tu rimpiangi di avermi avuta? Ogni giorno. Sei molto sveglia, te l'ho mai detto. Ovviamente hai torto, ma sei molto sveglia. Steven, ti serve una mano? Ah, me ne servirebbero due di mani. Se sei qui per Roxy, devi parlare con quella che porta i pantaloni. Lia. No, volevo solo... Oggi... Non ho molta voglia di scherzare. Quella cinghia è rotta. Lo so, continua a darmi problemi. Ah, ce n'è sempre una. Steven... Mi secca doverne parlare con te. E non vengo a scusarmi per Will. Lui sa che quel che ha fatto è male. Ma noi siamo convinti che l'amore debba essere sempre rispettato. Nonostante le circostanze. So che tu la pensi diversamente. E non ho mai cercato di convertirti alla nostra fede. Ma da amico vorrei chiederti una cosa. Di provare a metterti nei miei panni. E immaginare cosa proveresti se venissero a dirti che bisogna uccidere il tuo nipotino. Sai bene che per noi l'aborto è un omicidio. Ti assicuro, Steven, mi si spezza il cuore. Mi rincresce, Esa. Sinceramente, sai. Ma non posso aiutarti. È Lia la madre di Roxy. A lei la patria potestà. Quindi Roxy non potrà tenersi il bambino e non potrà nemmeno sposarsi. È doloroso. Ma le cose stanno così. Non so. Non lo so, Steven. Ma sono convinto che il potere di decidere appartenga a Dio. Quando sei pronto per il fieno, vieni a chiamarmi. Pronto? Sei seduta, Angela? Darcy. No, cosa? Che tu ci creda, no. Roxanne aspetta un bambino dal giovane Will Coffey. Si sposeranno i primi di settembre. Stai scherzando, Steven? Dio si è messo all'opera. Chi? E tua figlia sarà la damigella d'onore e anche la madrina. Lei farà da madrina?
Beh, sai, qui ce n'è poca di voglia di ridere. No. No, scusami, non volevo. Ma come... come l'ha presa, Lia? Non bene. Ma è possibile che permetta a Roxanne di sposarsi? Beh, praticamente o le permette di fare quello che vuole o perde sua figlia. Certo. Senti, e voi due... insomma, voi due state bene, no? No. Non sarà per colpa di Darcy? No, Darcy non c'entra proprio per niente. Grazie a Dio. Sì, grazie a Dio. Mi manca. Tornerà a casa subito dopo il matrimonio. Potrei venire io? Cosa? Oppure... cioè, non lo so, stavo solo... Vorresti venire qui al matrimonio di Roxanne? Beh... a me farebbe piacere. Davvero? Sì. Così potrei riportarmela indietro, niente aerei né biglietti. Sì, certo. Diglielo tu a Darcy. Non ti preoccupare per Darcy. Mi puzza. Guarda che è un'offerta molto generosa. Papà, nel XXI secolo ci sono anche gli aerei. Peccato che i biglietti costano. E io sono un po' al virte. Tra il matrimonio e... e me? Infatti, tu mi costi solo guai e soldi. Accontentala, Darcy. Ti vuole bene, le manchi tanto. Mancherai anche a me, ma... certo. Senti, mi piacerebbe che restassi. Io sarei contento di riavere una figlia. Ma tu hai voglia di tornare a casa? Beh... però così mi perderò il Festival del Letame. Anche tu? Spero non ti secchi se alloggio qui. L'altra volta è stato imbarazzante. Temevo che Lia fosse... non è con te? No. La giornata promette bene. Che c'è? Sei impantanata? Sì. E non ha neanche le catene. Non posso lasciarla lì. Mi spiace. Sai arrivare alla chiesa? Sei un bovaro. Sei bellissima, tesoro. Problemi? Non riesco a tirarla fuori. Calma, bella, calma. Aspetta, aspetta. Dai, forza. Spingi un po'. Forza. No. No, Angela, è pericoloso. Ti rovinerà il vestito buono.
Ok. Dai, forza, bella. Di nome fa Silvia. Le battezzate adesso? No, sono state le ragazze. Dal si dice che se imparano il loro nome gli si può anche insegnare a scrivere. Sei pronta? Forza, spingi. Dai, avanti, bella, avanti, forza. Forza. Dai, spingi. Io sto spingendo. Silvia, per favore. Avanti, su. Dai, bella. No. 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 Tutto bene? Sì. Forza. Un'esperienza nuova. Ce la fai? Sì, ci sono. Ok. Te ne vai senza neanche ringraziare. Dico a te, Silvia. Ok. Ah, mi ero anche profumata. E adesso hai fatto i fanghi. Matrimonio perso per una vacca. Ho spiegato la cosa a Asa e lui ha detto: ha il carisma del bovaro. Già. Com'è andata? Benissimo. Uh-huh. È stato... Avresti dovuto vedere Darcy, era... Mi ha lasciata senza fiato. Hai fatto bene a venire. Finora. Abbiamo pescato vacche. Congratulazioni, signora Coffey. Ah, Roxanne, eri bellissima, dico sul serio. Grazie. Ciao, Darcy. Trattala bene o ti taglio le palle. Vorrei che restassi. Sarebbe bello. Potremmo andare a scuola insieme l'anno prossimo. Meglio qui che in città. Almeno fino alla nascita del piccolo. Avrò bisogno della mia migliore amica. Papà. Sì, tesoro. Oh, sai quanto mi mancherai. Conviene muoverci. Noi dobbiamo andare. Ciao. D'accordo. Ci rivediamo. Divertitevi. Will, sai dove è Lia? Non lo sappiamo. Che bel furgone. Già, vero che è bello, Rosso? Rosso è stupendo. Non lo so, non è molto cristiano. Grazie di tutto, Steven. Eccoti qui. Eravamo in pensiero per te. Non hai visto Roxanne? È stata qui. Mi spiace essermi perso la cerimonia. Ma non potevo lasciare lì la vacca. Angela dov'è? L'ho appena riaccompagnata al motel. Darcy invece? È fuori con Tony. È la sua ultima sera, perciò... Perciò siamo soli. Già. Vuoi mangiare qualcosa? Mm-hmm. Mi mangio la carota.
Io domani me ne vado. Ti giuro che non do la colpa né a te, né a Darcy, ma... sarebbe stato meglio non averti mai conosciuto. All'ospedale a fare l'ecografia. Sì, è un maschio. E gli abbiamo visto il cosino. Sono troppo contenta, Darcy. Don, è disposta a sporgere del mucchio? Sì, prendetela. Sporgere del mucchio, va bene. Deve solo fare un mucchio. Will mi sta viziando troppo. Will dice che sono bellissima. E infatti è vero. Che sono radiosa. Mi ha dato una specie di calcio. Io ho urlato, Will è arrivato di corsa e l'abbiamo visto muoversi. Come vorrei che fossi qui, Darcy. Sono troppo felice. Ci manchi tanto. Pronto. Ciao, Steven. Sono io. Angel, ehi. Hey. Ciao. Ma non sei al lavoro? È sabato. E allora? Steven, ti prego. Ho bisogno di aiuto. Cioè, per che cosa? Ho letto uno dei temi di Darcy ed è... Era... non ci ho capito niente. Dice solo che... vorrebbe sparire. Parla anche di una vacca che ha bevuto dell'anti... Prima. È già un passo avanti. Steven. Non fa assolutamente niente. Se ne sta lì e non fa niente. E io... Io ho paura che sia... Insomma, non lo so. Cosa? Oh, andiamo. Ti ho detto che non lo so. Ti sto chiedendo di aiutarmi. Ma non lo so neanch'io, non sono... Qui? No. Non ci sei, non sei qui. Però ho passato tutta l'estate con lei e qui stava benissimo, te lo posso garantire. Steven, non dire fesserie, dai. Stammi a sentire. Steven... Darcy, c'è Roxanne al telefono, sembra disperata. Darcy, scusa, sei sveglia? Mi stai ascoltando? Rox, è successo qualcosa al bambino. Il battito cardiaco era strano. Ho fatto delle analisi e mi hanno detto che ha un problema genetico e che non sopravviverà. Ma sono sicuri? Non lo so. Io lo sento scalciare come ho sempre fatto finora. Questo è Will. Devo andare, devo dirglielo. Lui non sa ancora niente. Aspetta, Rox. Devo andare. Cosa? Che cosa c'è? Ehi, signorina! Papà! Ah. Oh, accidenti. Sei congelata. Tieni. Mettiti questo. Così. Va meglio? Allora,
Senti un po'. Fammi restare. Hai fatto fino prendere uno spavento a tua madre. Le hai sottratto la carta di credito e stai perdendo dei giorni di scuola. Venerdì ho trovato dei biglietti scontati. Le ho fatto risparmiare $100. Hanno portato Roxy all'ospedale un paio d'ore fa. Il bambino. Faccio in tempo per la nascita. Allora forza, corriamo. D'accordo. Ma il bambino non credo che... Cosa? Andrà tutto bene. È meglio che non ci speri troppo, Darcy. Ti prego, sì, per il gesto, portaci il nostro tempo. Scusate un attimo. Darcy, tesoro. Ciao. Dov'è il bambino? Non sappiamo ancora niente, cara. Era ora che il bambino nascesse, l'hanno detto loro, quindi stanno... Oh, com'è che si dice? Lo stanno inducendo. Andrà tutto benissimo. Stiamo pregando da quando l'abbiamo saputo. Si aggiusterà tutto. Grazie per essere venuta. Ciao, Steven. Come stai? È tutto così irreale. Risparmiami. Già sono fallita come signora delle tenebre. Che cosa? Niente. Mi fai spaventare, piccola. Tu non sai cosa vuol dire un figlio. Ti cambia la vita completamente. Prima di avere te, io ero un pezzo di ghiaccio. Niente poteva scuotermi. Poi, quando sei nata tu, mi sono sciolto. In quel momento. Adesso... Quando ti guardo, vedo solo il pericolo. Penso tra me che sei venuta fin qui da sola. Hai fatto l'autostop, di sera, tutta sola. E mi vengono i brividi se ci penso. Tu non capisci. In effetti non puoi capirlo. Hai soltanto 16 anni. Hai tutta la vita davanti e sono contento per te. Io non urlo, lo sai benissimo questo. Non ti impongo regole. Guardami un po'. Guardami. Tu non sei pazza, Darcy. È vero? Adesso no. È un maschietto. Che bella notizia. Beh, lo sapevate già. E si chiama William Esa Coffey III. È nato alle 3:12 del mattino. E il ragazzo pesa 2,5 kg. È un po' piccolo. Alleluia. Voglio bene. Sono venuta a fare la sua conoscenza. Non mi sembra che abbia niente di strano. Vero? A che serve il tuo vicino? Per alimentarlo. Oh, vuoi prenderlo in braccio? Vuoi che lo prenda in braccio io? Sì, dai. Pensavo che sarebbe bello per prima cosa quando esce da qui portarlo giù alla cava, dove tutto ha avuto inizio. Non vuoi prenderlo in braccio? Non è proibito dalla legge, per caso? Piano.
Senti il suo alito. Cosa? Non ha ancora mangiato niente. Odora solo di vita. È meglio se lo riprendi tu. Io torno subito, scusate. Hai trascorso pochissimo tempo qui con noi, ma sei stato molto amato. Eppure essendo nato dal peccato, anche tu sarai lavato dal peccato. La grazia del Signore Gesù Cristo Onnipotente accolga la tua anima. Noi sappiamo con assoluta certezza che rinascerai nella terra del Signore. Preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, Will, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Quanto alle previsioni locali, temo che tu abbia da darci brutte notizie, Elisa. Come al solito hai indovinato, David. Purtroppo in tutto l'Idaho centrale l'ondata di maltempo non si attenuerà ancora. Ma che ci fai? Potevi chiamare. Non te l'ha detto. Cosa? Che cosa? Io resto qui. Stai qui? Non puoi restare qui. Io resto qui. Aspetta, non puoi restare qui. Vado di là a mettere su un bel caffè e poi ne discutiamo insieme. Invece non intendo discutere proprio di niente. Io sono esausta. Adesso me ne vado a letto. Domani mattina prendo il primo volo in partenza e Dalsy dovrà venire con me. Punto e basta. Io vado in camera da letto, Steven. Tu dormi sul divano. Fermati! Che razza di atteggiamento è? Come ti salta in mente di venire a casa mia a dettare legge così? Chi diavolo credi di essere, Angela? Se Dalsy desidera restare, ci mettiamo lì tranquilli e ne discutiamo. Non c'è niente da discutere, sai che non può restare. Credo sia molto meglio che resti. Mi sembra più che evidente che questo posto le fa bene. Favore. Il posto, non parlo di me. Guardala e dimmi tu se sbaglio. Io non devo dirti niente. Devi dirmi che questa maledettissima fattoria non le non va bene. Non devo dirti proprio niente, è affidata a me legalmente. Dai, non dire sciocchezze. Dimmi quando è stata l'ultima volta che ha fatto qualcosa per te. Volentieri. Scaldare un piatto di minestra, qualsiasi cosa. O anche soltanto stare lì a guardare la TV insieme a te. Io me ne vado a letto. Senza odiarti. Vuoi sapere perché non può restare qui? Perché? Perché io resterei sola. Non avrei più nessuno a casa mia. Niente figlia. Nessun uomo. Soltanto io e... Non credo che potrei tollerarlo. Ma se la porti via, resto da solo io. Io lo sono già da 10 anni. Nessun rumore quando entro in casa, niente piatti altrui nel lavandino, nessuno qui preparare la cena. E sai a cosa ho pensato costantemente? Ricordi Dalsy da piccola? Giocava nel lavandino, salendo sullo sgabello rosso che le piaceva. Versava acqua da tutte le parti e intanto canticchiava allegra. Io sono venuto sotto casa tua. Una volta. Tanto tempo fa.
Sapevi questo? No. Se fossi entrato, forse saremmo di nuovo insieme. E io non sarei da solo. E non avrei questo... questo rimpianto di cui non riesco a sbarazzarmi. Il rimpianto di aver deluso entrambe. Perché è stata colpa mia. Non tua, Angel. E... per quanto fosse del tutto assurdo, ho sempre continuato a pensare che magari... un giorno sareste ritornate, un giorno sareste entrate a casa mia. E sarebbe stato esattamente come prima. E poi... Darcy è ritornata da me, all'improvviso. Poi sei arrivata tu. E io mi sono ritrovato a dirmi... può essere. Sarà... sarà possibile che ritorni anche lei in questa casa. Che tutto possa tornare ad essere ancora come prima. Sai una cosa? Il fatto è che... il fatto è che... che ti voglio bene. Questa è la verità. Noi due ci siamo sempre detti la verità. E io non ho mai smesso di amarti, anche quando ti odiavo. Il mio cuore ti appartiene. Te l'ho dato quando ero giovane e non posso riprendermelo. Sei proprio tu, Steven. Perché mi sembra di ricordare una persona di 1000 anni fa con quella voce. Avevo dimenticato che certe parole potessero essere... cosa? Me la ricordavo. Alza le braccia. La squadra delle superiori era del nostro capitano. Rubata. Non posso restare qui. Lo so. Mi sono rifatta una vita in città. Ho dei clienti. Ho 43 cause in questo momento e non posso certo abbandonare. Lo so. Sì, lo so. Però... Darcy può restare. Naturalmente. È meglio che lei stia qui, me ne rendo conto benissimo anch'io. Lo so, lo vedo. E neanch'io. Vorrei andare via. Io vorrei restare qui con te. E vorrei che ritornasse tutto come prima. Darcy che gioca nel lavandino. Una bambina solare piena di allegria. E che questo posto fosse esattamente come era allora. Con te.
Amavo questo posto. C'ero affezionata. Allora, questa volta dovrò venire a riprenderti. Non sto guardando, sono solo venuta a dirvi che mi sono vestita e sono uscita. Lo steccato è crollato di nuovo e quelle stupide vacche vagano dappertutto. C'è un vero e proprio ciclone là fuori. Oddio. Sentite, se sono io la responsabile della cosa, allora siamo tutti in un bel guaio. Ci vuole uno steccato nuovo. Non ho neanche i soldi per la carta igienica. Guarda laggiù. Ehi, testona, torna qui. Ehi. Torniamo indietro, ci serviranno. Agli ordini, capitano. Capitano, vieni qui. Mi si sta gelando il sedere. Va bene, allora aiutami a chiudere il recinto. E poi a casa ti faccio un latte caldo col whisky. Oh, ci sto. Grazie. Dai, bella. Avanti. Dai, mucca. Forza. Muoviti. Avanti, dai, vieni. Avanti. Dai, bella. Muoviti, vieni con me. Forza. Dalsi. Avanti. Vieni qua. Dalsi. Come stai? Tesoro, stai bene? Sì. L'ho ammazzata? Sì, maledetto bastardo, sì! Meriteresti che ti spaccassi la faccia! Cosa è successo? Figlio di puttana! È morta. Aspettava anche un vitellino. Oh, non è niente. Non è. L'ho persa. Devo riportarla nella stalla. Bisogna pulirla per bene. Devo pulirla in modo che la carne non si rovini prima ancora di arrivare al mattatoio. Ma sì, è necessario. Lo so. Vado a prendere il trattore. Vado io. Vado io, faccio io. Sai cosa dobbiamo fare? Sollevarla fin lassù. Sì. Portare il camion sotto di lei e poi farla cadere piano sopra il fieno, dopo che l'avrò sventrata. Forza! D'accordo. Cominci a ricordare perché te ne sei andata. Piano, Dalsi, il trattore è fatto per le balle di fieno, avanti. Piano, avanti. Avanti. Piano. Perfetto. Ferma. Stai bene? Ehi, mi spiace. Non fa niente, ho il 4x4. Potevi stare a casa, Roxanne. Non importa. Avanti, Will. Vieni indietro. Piano, così, piano. La drizza, sì, così. Steven. Fermati. Così. Ragazze, state lontano. Facciamo in un baleno. Maledizione.
che schifo. Un bel taglio. Spostati, Steven, spostati. Scendi. Attento alla catena. Sì. Ma cosa... Si muove. È il vitello. Impossibile. Papà! Papà! Dalsy! Attento! Aiutatemi! Aiutatemi! Dai, Will! Non bisogna far tu presto. Allarga questo lato. Dalsy, tu afferra questo fianco. Tira forte, eh? Tira! Tira! Sta attento! Sei? Sei? Ci sei, Dalsy. Sbrigatevi! Okay. La catena! Tira, Dalsy! Apri! Tiratelo giù! Aiutami, Dalsy, altrimenti non ce la fa! Ci siamo! Forza! È viva! Attenti alla testa! Sbrigatevi, ragazzi, forza! Will, attento! È vicino! Forza! Piano, attenta alla testa, Dalsy! Forse è ancora viva! Tiratelo giù! Ecco! È ancora vivo! Credo che... Ho sentito il cuore! Tienegli la testa! Avanti, presto! Coraggio, fate presto! Ci sei, Will? Sì. Così, Dalsy, reggigli la testa. D'accordo. Ci siamo. Dobbiamo riscaldare. Trofinalo, mamma, dai. Lo stai liberando? Sì. Ti prego. Dai, piccolo. E forza. Continua a spingere. Forza, bello. Proviamo con una cannuccia. Sì, giusto. Dalsy, dai. Spingi, sto provando. Forza, piccolo, forza. Avanti. No, respira. Avanti. Sì. Ce l'ha fatta. Che bellioso. Fantastico. Che muso simpatico. Una bella femminuccia. È una femminuccia. Sì, ciao. Ciao. Oh, che carina. Ecco qui, Dalsy. Tieni, bella. Ecco qui, da brava. Forza, dai. Bene.
sembra affamata. Mi conviene portare la vacca in città. Grazie. Furgone rosso. Piace. Forza, scaldala. Giusto.